Francesco, nella puntata precedente abbiamo parlato di Michael Schumacher. Pochi giorni fa c'è stato il suo compleanno, tantissimi messaggi da tanti tifosi da tutto il mondo, e c'è stato anche il tuo messaggio su Instagram. Sì, gli ho voluto augurare il meglio a prescindere dal compleanno, perché lui e il suo modo e la sua aurea sono ancora in giro, e siamo quelli che l'hanno vissuto sia sportivamente, tifosi, sia chi era dentro e collaborava con lui, hanno potuto respirare la sua passione, il suo modo, e che non deve essere perso e deve essere tenuto come attitudine anche nella vita di tutti i giorni, e rimane il mio riferimento. Riguardo ogni tanto le foto con lui, riguardo le foto solo sue, quello che evocava vederlo con quel casco e con quegli occhi. Io sono molto fautore dello sguardo del pilota quando è nel casco. È bellissimo vedere come switcha e non è più una persona, ma diventa un pilota. Ed è, ci vuole uno switch che penso che sia dei più grandi sportivi, sia di gente che è dentro in quel momento ed è un tutt'uno con quello che fa. Chiudiamo questa parentesi dedicata al tuo percorso in Ferrari. Mi permetto di dire che per me, ma credo per tutti i tifosi e gli appassionati che ci stanno ascoltando, rimarrei per sempre un uomo in rosso, perché come i grandi campioni vestono una maglia e rimangono icona di quella squadra, per noi bresciani rimarrai un uomo in rosso. Adesso vorrei entrare in questa terza puntata. Tra l'altro ti ho portato un po' nel tuo habitat naturale, perché si sente di sottofondo questo rumore d'officina. Siamo all'interno dell'OTK, che ringraziamo per l'ospitalità. Francesco Cigarini, scaviamo un po' sul... vedo che... Bello. Mi hanno beccato più di una volta accarezzare anche le macchine, le Ferrari di Formula 1, anche prequalifica, così, perché per me sembrano pezzi così, ma sono molecole di energia che quando le metti in pista hanno bisogno di altra energia per dare il meglio, quindi facilmente mi vedrete accarezzare. È un bellissimo gesto di appartenenza. Sì. Tra l'altro non è banale il fatto che siamo qua quest'oggi. Non è banale. Perché lavoro, adesso lavoro per OTK, stiamo sviluppando il kart elettrico indoor per rental, per le piste, per divertimento e per portare questa tecnologia anche che sia fruibile per chi Tony Kart e OTK usa già i kart a motore, insomma, per provare questa esperienza con la qualità di OTK. Quindi adesso il mio obiettivo è quello, insieme a dei collaboratori. Sono molto felice di essere qui. È un'azienda a livello familiare e sento le dinamiche familiari, quelli che fanno bene. Come posso dire, ho voglia di portare la mia esperienza qui e di assorbire da un'esperienza, dalle esperienze altrui, perché c'è sempre questo scambio ed è bello dare e ricevere da qualsiasi persona che incontri, professionalmente, umanamente. Beh, io credo che poi qua si respira la vera passione. Nella puntata precedente abbiamo visto quanti trofei questa azienda ha collezionato nel corso della sua storia, quanti campioni sono passati vestendo queste tute e salendo su queste carte, diventando poi campioni del mondo. Francesco, tu hai un figlio, un splendido bambino. Valerio, sì. Valerio, che vive un po', sta incominciando a vivere la tua passione. So che lo porti nei musei, sì. Lo porti a visionare anche quelle che sono altre gare. Sì. Che rapporto ha tuo figlio con il mondo delle corse, con il mondo dell'automobilismo? Si entusiasma, lo vive, poi come i bambini si stanca, però vedo che ha curiosità e io sono felice di questo. Potrebbe prendere altre strade, però sono felice che abbia questo entusiasmo, e perché crescendo possiamo condividere una passione insieme. Poi non so dove porterà, però già andare in musei dell'automobile, io e lui da soli, che ci gestiamo, che gli racconto, che mi fa delle domande,
è molto piacevole, è una parte di papà che mi sta piacendo vivere. E poi spero, ha provato già un kart così, era fantastico perché lui era con questo kart a motore e io ricorrevo con la corda come fanno tutti i papà all'inizio, perché sai, e urlavo e lui andava. E lui andava, però poi mi ha detto: papà, scusami, ma col motore non ti sentivo, però lo trainavo, era proprio. Stavo facendo attività fisica io. Tra l'altro, lo dicevamo e raccontavamo in sostanza, ma si percepiva anche il fatto comunque che questo lavoro in Ferrari ti ha portato tante rinunce, sì, inizialmente, proprio rinunce che ricadono chiaramente sulla famiglia. Adesso sei più vicino, sì, e riesci a vivertela a pieno. Sì, esattamente, sono molto contento anche perché così diciamo anche mia moglie ricava i suoi spazi ed è giusto che li abbia. Io passo più tempo con Valerio, come posso dire, quando ho scelto di cambiare strada è stata una cosa che volevo, cioè che ho messo nella bilancia. E avere un figlio e poi poterselo vivere, perché poi quelli che sento dicono a un certo punto diventano adolescenti, scappano e non gliene frega più niente di te. Allora è giusto che lo viva adesso che ogni 30 secondi chiama papà, mamma ed è giusto che, non dico che prenda da me perché deve prendere comunque la sua strada, ma che io gli dia un'impronta da papà per quanto possa insegnargli. Poi vediamo com'è, se diventerà un adolescente che gli piacerà il ballo, se è la sua passione è giusto che viva il ballo piuttosto che altre cose, però l'importante è che viva, secondo me, di passione. Tra l'altro adesso va anche a cavallo, quindi abbiamo sempre questa cosa del cavallino che ci... Il cavallino rimane in famiglia. Ma ti hai chiesto qualcosa sul tuo passato, sul tuo vissuto? Sì, mi chiede ogni tanto: papà, mi racconti quella volta dell'incidente? E allora gliela racconto così. E allora faccio io non faccio tuo figlio che sono un po' più grande. Francesco, ci racconti quella volta l'incidente? Oh no! Kimi Räikkönen out and has hit one of the mechanics. And left and rear wheel's not on properly. For the second time this weekend, Ferrari have had a problem with a pit stop and once again it is an unsafe release. È stata tosta, è stata una bella prova di vita. Lo shock di rialzarsi dopo l'incidente, sono sempre stato cosciente, di vedere la gamba completamente storta e vedere il sangue che usciva. Io sinceramente posso dire, non pensavo di sopravvivere a questo. Sono stati bravi in Bahrain a prendermi e curarmi subito. Tra l'altro sono in contatto anche con i marshal del Bahrain che mi hanno detto che grazie a questo incidente hanno capito dove posizionare meglio le cose per essere più reattivi. Quindi tutte le sfortune portano sempre un qualcosa di buono. E poi l'anno dopo, quando sono andato in pista, mi si è avvicinato un dottore che mi ha curato e mi ha detto: guarda, io ero sporco del tuo sangue. A quel punto l'ho abbracciato e mi stava venendo da piangere, perché mi ha proprio portato in quel momento, in tutto il percorso che ho fatto, perché il mio percorso dopo l'incidente, lo shock, la famiglia lontana, era assolutamente tornare in pista e far vedere che io ero degno di essere un uomo Ferrari, ero degno, e la mia famiglia, i miei amici dovevano essere orgogliosi di me come lo volevo essere io di me stesso in prima persona. Quindi era un obiettivo assoluto quello di rientrare in pista e rifare il lavoro che volevo fare. Ma Kimi ti ha detto, visto che non parlava mai, ti ha detto qualcosa? Ma mi ha fatto una videochiamata il giorno dopo, però ovviamente non era colpa sua, ovviamente stava giocando anche con i bambini. E mi ha detto se era tutto ok, ovviamente gli ho detto è tutto ok. Più o meno, dire, sì, dai, più esatto, o meno, però, Kimi, più o meno. Però era comunque una scuola di ottimismo per dire anche a lui: non ti preoccupare, vai, tu sei il pilota, perché se poi i piloti si mettono in testa queste cose non va bene, quindi lascia andare, e tanto qui ho degli esperti che mi curano e ci penso io con la mia voglia di fare.
di ritornare dove ero prima. Sì, sì. Poi l'ho rivisto l'anno dopo, nel 2019, e ho fatto due parole. Sì. Giusto due con Kimi. Sì, giusto due. Giusto due con Kimi. Allora, siamo quasi in chiusura di questo nostro appuntamento. La domanda di rito che faccio a tutti i nostri ospiti: obiettivi futuri, che cosa bolle in pentola nel pentolone di Francesco, che come si è percepito è ricco di ingredienti? Sì, bisogna però metterli nelle dosi giuste. Innanzitutto questo è un obiettivo, quello che sto facendo adesso è un obiettivo che mi incoraggia a fare il massimo. Poi quello che voglio è vivere il motorsport e cercare di coinvolgere i ragazzi, le persone a vivere il motorsport in una maniera sana e bella, per quanto possa essere appassionarsi. Far capire che se accarezzo un telaio così non è che io sono poi totalmente matto, ma che vivo di una passione che mi è nata, mi è bruciata dentro da giovanissimo. Poi l'opportunità che mi stai dando tu di raccontare qualcosa che ho vissuto è un grande privilegio, perché condividere con le persone è sempre bello. Comunque io sono aperto, oltre al mio lavoro, a qualsiasi stimolo che può dare il motorsport, se posso essere d'aiuto per qualsiasi cosa. È chiaro che io ho come, tra virgolette, missione tornare e annusare un po' la pista, che si tratta di kart, che si tratta di GT, Le Mans Series. Devo sentire non coinvolgimento, ma questa... voglio vedere gli occhi di quelli della pista, voglio anche da esterno, ma voglio essere vicino a queste manifestazioni che sono quello che hanno accompagnato la mia vita in tutti questi anni. Noi, guarda Francesco, te lo auguriamo davvero di cuore, perché quello che hai trasmesso a noi è stata pura passione e sono state pure emozioni. Ci hai fatto fare dei salti davvero importanti e dei battiti di cuore davvero fortissimi in questo nostro percorso. Grazie davvero Francesco, è stato un piacere. Noi ci vediamo in pista, speriamo di vederti in pista la prossima volta, di raccontare un altro capitolo della tua bellissima storia, però magari chissà, vestito di una tuta, sarà ancora rossa, qualsiasi cosa. Sarà verde. Sarà verde. And tell me honey, will we go far? Listen baby, I won't break.